Tante, il punto importante di questa radio siete voi che ci sostenete, anzi proprio oggi abbiamo raggiunto un traguardo importante che è quello dei 9000 like su Facebook. Questo ci dimostra quanto ci seguite, e 9000 like sono 9000 persone vere, 9000 cuori, 9000 amici, 9000 cuori appunto che ci seguono. Dicevamo che abbiamo messo su un po' delle regole qui a Radio CRT, quindi non ci saranno ospiti per questo periodo, ma domani continuerà la programmazione normale e ci sarà quattro chiacchiere con me e Davide domani alle 20. Parleremo sicuramente degli effetti ancora del coronavirus, di quella che è la gestione in funzione di queste ultime direttive. Lo faremo con alcuni rappresentanti della politica, della sanità, e siccome qualcuno sta confermando, qualcuno sta disdicendo, cercheremo di accompagnarvi domani insieme. Allora, ci sarà sicuramente il sindaco di Chiusano San Domenico, Carmine De Angelis, e il sindaco di Taurasi, Tranfaglia. Bene, continuiamo con questa data che è 5 marzo, ma torniamo ancora indietro. Dal 2015 arriviamo al 1970. Lui ha pubblicato 5 album con uno dei gruppi più famosi al mondo. La sua presenza è stato un entra ed esci dal gruppo. Nel 2010 è stato riconosciuto dalla BBC come miglior chitarrista degli ultimi 30 anni. Cominciò a studiare la chitarra alla tenera età di 11 anni, concentrandosi per ore sulla discografia di Frank Zappa. Una vita movimentata. La droga lo obbligò a lasciare il gruppo nel 1992. Vi rientra nel 1998 dopo un periodo di forte depressione, incidendo insieme alla band uno degli album più belli e caratteristici. Sto parlando di John Frusciante dall'album Californication, Red Hot Chili Peppers con Scar Tissue.
E buon compleanno quindi anche a John Frusciante dei Red Hot Chili Peppers, che oggi compie un po' di anni. Era il 1999, sembra una favoletta detta così. E un altro artista italiano con un doppio in live viene fuori. Lui è sempre stato molto schietto nei testi che parlano di vita vissuta e sognata, ma sicuramente anche sofferta. Lui nei suoi testi chiede di essere amato o odiato. Sono le parole le vere protagoniste di questo album, lasciando marginalmente solo il posto alle musiche. È un cantatore romano, molto vicino alla gente, e proprio stamattina ha deciso di scendere giù in strada nella sua Roma, che ha ritrovato deserta per il panico e l'incertezza del coronavirus. E in un post ha detto: non temo il coronavirus, ma temo la solitudine che porta. Ho scelto questa canzone per invitare tutti noi a riflettere, per cercare di vincere questa paura che forse ci assale un po' troppo. Le parole che ho scelto per voi stasera sono queste. E dice: sono ancora complice di questo gioco impossibile, ancora libero d'amare e ogni volta ritornare a vivere, vivere. Un rimedio alla paura, vivere. Renato Zero con l'impossibile vivere. La guerra dei numeri, che speranze hanno i deboli, forse brillano giusto un attimo per tornare nell'oscurità. Sono ancora complice di questo gioco impossibile, ancora libero d'amare e ogni volta ritornare a vivere, vivere. Un rimedio alla paura, vivere, vivere. Una vita che so che c'è. Da un balcone improbabile vedo gli alberi crescere e mi sembra che anche dentro me tutto sia migliore di com'è. Non lasciarti convincere che vinca sempre il più abile, la stupidità divora facce e nomi senza storia. Vivere, vivere e capirsi e reinventarsi. Vivere, vivere, chissà farlo meglio. Che hai fatto a me, lasciare il cuore andare di impazzire, vivere finalmente, intensamente, vivere, vivere ogni vivere.
dice Renato Zero, chi può farlo meglio di te? E allora per vincere la paura, un rimedio alla paura è proprio quello di vivere. Ragazzi, dobbiamo vivere, dobbiamo continuare a fare quello che abbiamo fatto, solo con un po' più di attenzione. Mirella dice dobbiamo bloccarlo e rispettare quello che hanno stabilito. Sicuramente dobbiamo fare così, le direttive sono quelle, sono importanti, ma non dobbiamo spegnerci. E nelle ultime ore arriva la notizia che uno dei gruppi storici della musica mondiale sta per tornare nella formazione quasi totale. I Genesis tornano insieme dopo 13 anni. La rock band sarà in tour nel 2020, ma senza Peter Gabriel. A dare l'annuncio è stato proprio Phil Collins e i suoi compagni, i quali hanno detto che la band appunto sarà in tour per una decina di tappe nel corso di quest'anno. Non ci sarà Peter Gabriel, il frontman che lasciò il gruppo nel 1975. Oltre agli storici tre, si aggiungerà anche il figlio 18enne di Collins, Nicholas, alle percussioni. E restiamo nell'attualità, perché ogni tanto mi si dice che ci dobbiamo svecchiare un po', perché mi ricordo quando, però ogni tanto facciamo qualche tuffo nell'attualità. E il tuffo di stasera parte proprio della classifica dei singoli più venduti durante la settimana scorsa. È in testa alle classifiche con il suo secondo album, DNA. Artista trap milanese, è diventato ora uno dei più interessanti progetti pop contemporanei. Un brano presentato sul palco dell'Ariston. Intanto saluto il mio amico Big Wave, che è appena arrivato qui negli studi di Radio CRT e che tra un po' vi farà compagnia con una nuova puntata, trasmissione di No Age Music. Stavo parlando di questo giovane, interessante progetto del pop contemporaneo. Lui è Gali con Good Times. Sembra la fine del mondo, ma mi calma. Mi chiedono in che lingua sogno, che domanda. Le mie ex han fatto un gruppo e sulla chat si parla solo di me. Tu prendi gioco di me? Bella atmosfera. Prego non mi uccidere il mood, dai. Chi se ne frega dei tuoi ma, dei tuoi se, dei tuoi bla bla. Voglio stare in good time. Voglio stare in good time. Bella atmosfera. Yeah, 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 yeah. Ti prego non mi uccidere il mood, dai. Colpo di fulmine, tu chiede Franklin. Giornalisti si moltiplicano gremlins. Ho già risposto a sta domanda se rileggi ciò che dici. No, no, non è radio friendly. Sono solo un cantastorie, ogni tanto faccio un party. Ti cerco nelle storie anche per tuoi fotogrammi. Questi fanno le storie col tavolo degli altri. E vado down, down, down. Bella atmosfera. Yeah, 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 yeah. Ti prego non mi uccidere il mood, dai. Gonfie vele, certi amici me non li vedi e più li vuoi bene. Notti intere con chi non ti chiede come stai. Ti prego non mi uccidere il mood, dai. Ti prego non mi uccidere il mood, dai. Chi se ne frega dei tuoi ma, dei tuoi se, dei tuoi bla bla. Voglio stare in good time. In good time. Bella atmosfera. Yeah, 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 yeah. Ti prego non mi uccidere il mood, dai.